Ci siamo? Bruno, tu stai controllando se ci siamo? Con chi stai parlando? Cosa stai facendo? Dobbiamo controllare perché, come tu ben sai, dobbiamo condividere, dobbiamo sharare questa diretta. Ci siamo? Quindi allora prendiamo il mattino, andiamo sulla pagina appunto Facebook del nostro giornale. Benissimo. Dopodiché condividi. Ah, grazie mille. Grazie, ma sono alcolici? Ah, ok, benissimo. No, ecco. Buongiorno, questo è il mattino dei tifosi live da Bellone Caffè. Siamo appunto a casa del Napoli perché al nostro fianco, vabbè, al mio fianco c'è Bruno Maiorano, però un po' più là c'è lo stadio San Paolo, in particolare la curva A, e chiaramente oggi siamo moderatamente felici, nel senso che poteva andare peggio, potevamo essere molto più tristi stamattina, visto che il Napoli ieri purtroppo non è riuscito a portare a casa i 3 punti con la Roma, ma purtroppo ha portato a casa un pareggio. Quindi la dove siamo? Perché è importante. Noi siamo a Fuorigrotta, Piazzale Tecchio, al Bellone Caffè. Come vedete c'ho bicchieri più alti di me in questo non caso. Non che ci voglia molto. Esatto, non che ci voglia molto. Tra l'altro Piazzale Tecchio, guarda che bello. Esatto, qui c'è. In pratica c'è proprio l'indicazione, Piazzale Tecchio, frazione Rione Flegreo, e quindi chiaramente noi siamo in un bar storico di Fuorigrotta, di vicinissimo, come abbiamo detto, al San Paolo, però purtroppo stamattina non possiamo commentare qui la vittoria del Napoli, perché il Napoli ieri ha pareggiato con la Roma. E allora Bruno, se tu sei d'accordo, allora vi ricordo Bruno Maiorano, collega della redazione sportiva del Mattino. Bello però, abbiamo un bellissimo complimento di cioè? Bruno Ruotolo, cita i numeri uno degli incompetenti. Grazie mille, anche perché... Comunque siamo i numeri uno di qualcosa, mica male. Io volevo dire che comunque, in ogni caso, non solo grazie per il feedback, ma comunque primeggiare è importante sempre e comunque. Certo. Sono d'accordo. È l'unica allora, cosa che conta, direbbe qualcuno. Lo dice anche la squadra per cui ti fa... Questo ragazzo, Bruno Ruotolo, che ci saluti dalla Svizzera, eh? Ciao a tutti i tifosi del Napoli che ci Alfonso seguono. Alfonso D'Antuono. Esatto, da varie parti d'Europa e del anche mondo. Anche Vanessa Leonardi ci saluta però in privato. Ciao Vane, ricordiamo Vanessa Leonardi, giornalista e bordocampista di Sky Sport, nonché appunto grande fan di Bruno Maiorano e per motivi chiaramente non incomprensibili. Allora, ieri il Napoli ha pareggiato con la Roma, è una settimana di pareggite, no? Pareggi last minute. Pareggi last minute, esatto. Solo che mentre con il Paris Saint-Germain in Champions l'abbiamo subito il pareggio, diciamo, all'ultimo minuto, ieri grazie a Dio, anzi grazie a Dris, l'abbiamo agguantato quasi al 90esimo, perché stava appunto perdendo, però fortunatamente a zampata, insomma... come dire, un po' di rapina di Dries Mertens verso allora, la fine. Anna, siccome stai creando un caso diplomatico, ti segnalo che Bruno Ruotolo ci devi specificare, lui ti fa Napoli da quando tu avevi il ciucciotto. Ah, ok, va bene, Bruno, mi fa molto piacere, però vuol dire che praticamente tu riesci, diciamo, a calcolare la mia età in base a, non lo so, a... E poi viste le dimensioni potrebbe essere anche l'altro ieri, esatto. Peraltro. Cioè io usavo il ciucciotto anche l'altro ieri. Comunque... Sì, sì, Adamo Amura, c'è posto per te qua, se sì, vieni. Sì, vieni Adamo. Allora, detto questo, quindi volevo un attimo capire da Bruno se secondo lui, insomma, visto che abbiamo, ieri è vero che l'abbiamo agguantato noi il pareggio a fine partita, potevamo perderla ieri. Potevamo anche vincerla. Potevamo anche vincerla, questo è il punto. Perché tre sono i risultati nel calcio. Sì, diciamo, però vista, diciamo, un po' la Roma e vista anche un po' le statistiche nel post partita, no? Alla fine la Roma ha fatto... come dire, ben poco, no? Poco. Alla fine è stato un assalto alla diligenza Napoli, anche un da po' parte del Napoli. Penalizzato l'unico errore difensivo che c'è stato ieri. Esatto, che è di Isai, no? Diciamo un pochino. Però, allora ti voglio domandare, secondo te, alla luce, diciamo, della partita, non solo e non tanto per i valori, diciamo, come dire, espressi sulla carta, ma per come si era messa la situazione, è un punto guadagnato o sono 2 punti persi? Questa è la classica domanda. La classica proprio, domanda che si fa dopo un pareggio che in realtà era estra una vittoria. Ma ieri ha detto Ancelotti che lui preferisce pareggiare giocando bene che vincere giocando male, quindi siamo soddisfatti di questo pareggio. Okay. Se lo dice lui sarà sicuramente così. Per amore di Dio.
io, vabbè, non vorrei assolutamente contraddire il mister, ma io sono sempre più, diciamo, d'accordo sul vincere giocando malissimo, non mi interessa, però va bene così, va bene così. Un po' annullato, diciamo, allora, quel piccolo, come dire, quel piccolissimo... Allora, cara Anna, c'è Daniela Pellino che sì, ti vede un po' raffreddata e ti dice di prendere un'aranciata... Che in effetti sì, è vero, un po' di raffreddore. Mentre invece sì, c'è Alfonso D'Antuono che dice sì, che ieri ci è mancato un po' di ciorta. Io leggerei anche questo, Tony Alba, il quale dice: ma sta gallina cr parla, dove l'avete presa? Qua fuori, nel c'è un pollaio. Esatto, no, in realtà a Barra, io sono di Barra, quindi Tony... chiaramente immagino che tu per gallina ti riferisca a me, perché non ti riferisci a proprio che potrebbe essere. Io sono di Barra, quindi mi hanno preso lì, ma in realtà sono venuta con mezzi propri. Poi, allora, no, bello anche questo. Sì. Ma che è, il pranzo di un matrimonio? È sì, effettivamente è più il buffet, diciamo, perché ricordiamo che qui da Bellone Caffè, appunto a Piazza di Tecchio, è possibile chiaramente anche fare degli aperitivi, giusto? Sì. Sì, Bruno, tu hai mangiato qualcosa? Bruno? Sì, che stavo leggendo i commenti, che erano ho belli. Capito. C'era uno che faceva dei complimenti alla tua maglietta, ma la faremo vedere dopo. Sì, ok. Allora... Anche perché quello sono in fascia protetta, la possiamo far vedere. Esatto, questa comunque è una maglia un po' particolare. Saluti dalla Birmania. Ciao, ciao Mauro, saluti a tutti i tifosi del Napoli che ci seguono. Dalla Birmania. Dalla Birmania. Grazie mille, grazie anche al nome del mattino, chiaramente, che ci permette di fare queste dirette. Un'altra domanda a Bruno Maiorano. Sì, die, allora, dove? Allora... Il tema io è un po' vorrei questo. Mangiare qualcosa. Sì, però dopo, aspetta, no, il tema è un po' questo, no? Ieri siamo stati un po' poco precisi, diciamo, negli ultimi 16 metri, ne abbiamo un po' sprecato. Secondo te c'è un problema Milik? Come io per esempio penso che ci sia una differenza di carattere tra Milik e Mertens, ma è una mia opinione. Secondo te invece c'è un problema Milik oppure no? Semplicemente una serata che non va? Ma secondo me in questo momento Mertens sta meglio, vede di più la porta. Sono d'accordo con però Bruno. Non è, però non è, nel senso sì, problema fino a un certo punto. Credo che nella stagione ci sono dei momenti di flessione, dei momenti in cui stai meglio. In questo momento Mertens sta meglio di Milik. Ma visto che sono due attaccanti completamente diversi, con caratteristiche completamente diverse, meglio che ci siano entrambi nella rosa e che Ancelotti li può... giostrare, li può ruotare a suo piacimento. No, questo è assolutamente, allora è chiaro, ribadiamo. Saluti da Ankara. Ciao, ciao, in Turchia. Brava. Quindi ci abbiamo tifosi. C'è anche Emiliano del Napoli, Carillo che ci saluta, una persona un eccezionale. Altro operatore di comunicazione, quindi saluti anche ai tifosi del Napoli che sono in terra turca. Allora, allora sì, questo è un tema. Che Dybala. No, questo tema che pone Carmine Finizio, sì, è vero, perché ieri c'era rigore su Milik. C'era o non c'era? Secondo me sì. C'era, l'arbitro del vantaggio, cos'è? Perché non ha fischiato quel rigore? Cioè Milik è stato buttato giù in area, no? Sì, io sono sempre l'idea che il rigore, se non è proprio solarissimo, c'è sempre l'interpretazione dell'arbitro. Solare, no? Però non è che i giocatori del Napoli abbiano protestato chissà quanto. Vabbè, eh, perché è chiaro, loro sanno che comunque... Io so, magari anche la percezione dal campo è diversa rispetto alla percezione che possiamo avere noi, che la vediamo da lontano e poi soprattutto abbiamo la possibilità di rivedere... Scusa, vai, vai. C'è la cannuccia, perché ti, che poi ti sbrodoli tutta. Non mi piace. E poi devi prima okay, shakerare, va mescolare. Bene. No, vai, perché vai. Non è così, ci sono dei signori che ci guardano con fare circospetto. Vorrebbero sfondare forse la vetrata. La finanza. No, il discorso è che magari anche alcune azioni che a noi sembrerebbero fallo clamoroso, però bisogna sempre valutarle poi sul campo e vedere quello che oggettivamente anche l'arbitro ha visto, perché anche questo è importante. Peraltro ieri c'è da segnalare un elemento incredibile, ieri si è giocata la prima partita seppur solo 11 minuti senza VAR. Senza VAR, ed è stata la prima volta che è successa, no, questa cosa. Però non è successo campionato, nulla che potesse creare, infatti, cioè, tutto erano che, terrorizzati i giocatori di sfiorarsi, diciamo, per quei 10 minuti. Praticamente è successo dopo, ecco, è successo con il VAR. Allora Bruno, quindi se, io vorrei domandare quindi a tutti. Cosa c'è scritto? Bruno Maiorano? Non lo so, sto vedendo se si apre tutto, non si riesce a aprire tutto il messaggio. Ok, peccato. Allora io chiedo a voi chiaramente di scriverci qui sulla diretta Facebook del mattino.it se per voi esiste eventualmente un problema Milik, chi preferite tra Milik e Mertens, e soprattutto prendi una patatina, abbiamo adesso due impegni
molto importanti. Abbiamo uno in casa con l'Empoli e l'altro in casa in ritorno col Paris Saint-Germain, dove noi dobbiamo assolutamente vincere se vogliamo passare il girone. Vi devo domandare se voi volete che Ancelotti, insomma, punti su Mertens o su Milik per quella sfida che sarà decisiva per il destino del Napoli in Champions. Rispondiamo al volo a Marino. Marino, non era fuori gioco il gol della Roma, no, perché Sharawi parte da dietro. Erano invece assolutamente in fuorigioco tutte e due, la doppietta messa a segno. Posso dire, mi sembra molto bello il commento di Raffaele Riccardi. Vai. Che dice, sì Riccardi, Ancelotti sa bene cosa fare. Ma e onestamente è... credo questa sia la cosa più bella, questo perché è la è verità. Assolutamente vero. Noi fino ad oggi Ancelotti ha dimostrato di avere perfettamente il polso dello spogliatoio, anche ieri. Dopo il pareggio era sereno, era tranquillo. Ma diciamo che noi, è chiaro che noi qui discutiamo, facciamo quello che in gergo si definisce bar sport, ma lungi da noi avanzare dubbi e o perplessità sull'operato del dubbi, mister. Dubbi, incertezze, perplessità? Assolutamente no. Allora Bruno, io andrei a fare un giro, no, qui a Bellone Caffè, se tu sei d'accordo. E nel frattempo appunto abbiamo chiesto cosa c'è da... ai nostri lettori se appunto c'è un problema Milik oppure se loro preferiscono Mertens e soprattutto un morsetto, un poco, facciamo io da un lato e se soprattutto dopo questo pareggio sento un po' depressi, visto che è stato un po' annullato quel piccolissimo passo in avanti che avevamo fatto grazie insomma alla circostanza che nell'ultima, nel penultimo turno di campionato noi avevamo vinto e la Juve aveva pareggiato, quindi adesso siamo di nuovo a meno... a meno 6, esatto. Allora io a questo punto andrei, Bruno, tu resti qua, vieni con me. Non lo so, ci devo pensare. Va bene. Invece chiedo giustamente al mio validissimo operatore che è Lucio Lucianelli, che salutiamo, di seguirmi, perché invece adesso andiamo un po' a domandare in giro come, insomma, come hanno visto questo pareggio con la Roma. Un pareggio un po' inatteso. Bruno, ma tu te l'aspettavi alla fine che noi avremmo pareggiato o poi aspettavi che vincevamo proprio facile? Me l'aspettavo. Io gli faccio queste domande solo perché sta masticando e voglio metterlo in difficoltà. Allora, chiaramente io comincio con loro due che stanno qua. Voi siete tifosi del Napoli? Sì. Non ti vedo convintissimo di questa... Sì. Tu? Sì. Benissimo, allora scusa, posso prendere questa sedia? Io mi siedo, posso sedermi con voi? O state aspettando due ragazze, magari facciamo una figura in me? Benissimo. Allora, come ti chiami tu? Alessandro. Alessandro, ieri stavi allo stadio? No, sono a casa. Stavi a casa, bene, quindi già diciamo partiamo bene, come l'hai vista la partita? Sì, sì. Senti, secondo te abbiamo perso, cioè, dovevamo vincere oppure per come se l'ha messa va bene così? No, per me dobbiamo vincere perché la partita è stata più dominata dal Napoli che dalla Roma, quindi merita appena la vittoria la perdita. Il gol del Sharawi non è stato molto bello, poi, cioè, è stata più fortuna che bravura. Per te insomma il gol di Sharawi, ma in realtà va detto che è nato da un blackout, no? Anche della nostra difesa, un po' inspiegabile, un po' prima Koulibaly, poi Usai, insomma si è perso proprio diciamo l'attaccante giallorosso e maturato il gol. Però secondo te non è un po' poco poi quello che è riuscito a portare a casa il Napoli dopo aver praticamente passato il resto della partita nella metà campo giallorossa, cioè un solo gol? Sì, cioè... Secondo te di chi era, cioè se c'è una responsabilità? Del primo della natura, cioè mettere prima Mertens che è Milik per me. Ti puntato prima su Mertens, insomma, l'avresti fatto entrare un po' prima. Ok, tu invece che pensi? Allora, penso che Napoli avrebbe potuto fare di più sicuramente, però comunque la partita l'ha giocata per come doveva giocarla. Ma lasciando i due gol annullati per fuorigioco, che comunque... Erano però in fuorigioco, no? Sì, però io ovviamente stavo allo stadio, quindi non ho visto... Attento, fortuna per te, Mertens ha fatto una tripletta, insomma, ieri, no? Quindi due fuorigioco e una regolare. Però comunque ha giocato bene, quindi tralasciando questo, il pareggio al 90esimo è stato, diciamo, una cosa buona. Meglio un punto che niente, come si dice. Quindi... Sei, diciamo, dato che nella stessa settimana abbiamo praticamente pareggiato due volte, due partite che paradossalmente avremmo potuto tranquillamente vincere sulla carta, ti chiedo se questa cosa un po' cambia la tua opinione sugli impegni che ci aspettano, perché al di là dell'Empoli che dobbiamo appunto incontrare venerdì, ricordiamolo appunto in anticipo, dobbiamo incontrare anche il Paris Saint-Germain al ritorno qui a San Paolo. E dobbiamo assolutamente vincere, non abbiamo altre chance. Quindi tu, se fossi Ancelotti, no, che cosa fare? Che formazione metteresti per esempio col Paris Saint-Germain? Punteresti su Milik o su Mertens? Allora, Milik è più un giocatore di testa,
da puntare per i cross in mezzo, mentre Mertens è un velocista, però da quanto ho visto giocano meglio con Mertens che con Milik, perché il Napoli ha un gioco molto veloce, molto rapido, fanno molti passaggi, inserimenti eccetera, quindi mettere in una parte mettere prima Milik. Diciamolo bene, Cancelotti ci va, allora dice magari vuole uno spunto e glielo dai tu, vai. Non penso, vabbè, però per una parte metterei Milik titolare dal primo minuto, perché ovviamente l'altezza, i sfruttamenti dei cross, questa mezza bellezza, grazie, si nuovosi la mia. E nel secondo tempo fa subentrare Mertens, che la difesa è più stanca e più il velocista più è capace di inserirsi nella... Diciamo, tu ipotizzi un po' l'utilizzo di Mertens alla Benitez, no? Quindi di farlo entrare anche alla Sarri, farlo entrare insomma sempre nel secondo tempo a ripresa. Anche partendo dal primo minuto, comunque è un buon giocatore, quindi sa come far stancare i difensori. Non c'è bisogno del minuto di gioco. Partiresti con Milik e poi cambieresti con me. Sì. Poi Pigliacollo, Rannisciuro, mi sembra anche una situazione molto salomonica. Va bene, allora ragazzi, io vi lascio all'aperitivo. Buona giornata, leggete sempre il mattino. Lo leggete il mattino? Qualche volta... Qualche volta è un signore, diciamo, poteva risponderci peggio. Bruno è sentito, ci sono delle domande da parte dello settore. Non so, ragazze che vogliono fidanzarsi con loro due, no? No. No, no, vabbè, però arriveranno. Signore, buongiorno, voi siete tifosi del Napoli? Ma non seguite il calcio? Lei segue il calcio? Lei segue il calcio? Sapete che ieri il Napoli ha pareggiato o non sapete? Ma... Lo sapete il Napoli? Che mio marito si arrabbiava che stava perdendo in primo momento, sentito. Quindi cosa ha fatto suo marito al pareggio di Mertens? Non è che ha rotto cose a casa, no? No, mio marito non rompe niente, se no gli rompo la testa. Esatto, cioè, quindi diciamo, facciamo un appello ai calciatori del Napoli, perché dobbiamo dire... Braio del calcio, no, non fare questo appello, perché in effetti quando il Napoli gioca, quando... Perché signora, che è successo? No, lei ha detto si parlasse in Frenesse Q, perché cosa? Per i calciatori del Nau, facciamo un appello ai calciatori del Nau. Quando giocate pensate che oltre ai tifosi sono anche le mogli dei tifosi che si devono subire questi mariti incazzati per un pareggio, quindi diciamo siete... Mica è colpa loro, che... pallone rotondo, no? Ma lei l'ha vista nella partita? Non ci posso credere. No, va bene, allora vi auguro comunque diciamo delle buone giornate con un Napoli magari vincente. Grazie mille. È il mattino, questo è il mattino. Ok, allora Lucio, vogliamo entrare un po' dentro per andare un po' a vedere anche questo bar? Io faccio una piroetta, diciamo. Quindi allora siamo da Bellone Caffè, ricordiamo Piazzale Tecchio, quindi qui potete venire a fare anche l'aperitivo, perché c'è tantissima, sono tantissimi, diciamo, manufatti, manufatto enogastronomico, va bene come cosa? Manufatti gastronomici, roba magna, insomma, sia appunto salato che dolce, ed è tutto di produzione, diciamo, di queste bellissime e bravissime ragazze che lavorano qui e che potete trovare chiaramente sempre. Allora, io adesso andrei un po', diciamo, anche a vedere, no, qual è la situazione qui, con le persone che lavorano praticamente in questo bar. Lei è sempre, diciamo, la nostra barista, la quale si rende conto se il Napoli ha vinto o perso in base, diciamo, un po' all'umore anche di quelli che sono i clienti. Oggi i tifosi del Napoli erano tristi o abbastanza soddisfatti? Non l'hai visti, diciamo, tanto bene. Vabbè, ma invece andiamo a vedere loro se per caso sono tifosi del Napoli. Scusa, tu sei un tifoso del Napoli? Siamo in diretta sul mattino. Cioè, ah, ci conosciamo? Vabbè, però è bello sotto che tu sai il mio nome. Senti, ti faccio due domande, ma ti disturbo? Ok, allora a volo. Un punto guadagnato, due punti persi. Infatti ti vedo, diciamo, questa faccia un po' di... Ah, questa è quella di sé, bellissima, bello questa. Quindi secondo te dobbiamo vincere? Assolutamente sì. E allora ti faccio l'altra domanda presto, così torna a prendere il caffè. Allora, oggi io ho la maglia di Marek, perché come tu ben sai, ieri Marek ha raggiunto Bruscolotti, quindi 511 presenze in azzurro. Secondo te, come dicono un po' tutti, Marek è un ex calciatore ormai in fase calante, oppure con Ancelotti ha trovato comunque la sua dimensione ed è indispensabile? Serve ancora, certo.
dicono un po' a tutti, non è che noi diciamo che Marek deve giocare per un fatto sentimentale, Marek deve giocare perché è giocatore. Quindi ha ragione. Io adesso invece vado a, quindi grazie mille, buon caffè, vado a molestare invece adesso il nostro barista, che chiaramente anche lui è un grande tifoso del Napoli, e lo vado a molestare come faccio spesso quando vengo qua mentre sto facendo il caffè. Allora, tu stamattina sei più incazzato o più sollevato dal fatto, ne capisce poco lui, vabbè, non è che io sia questa, quindi allora dimmi un po' se è più un po' depresso perché l'Erma vincere, oppure però visto che la stiamo perdendo meglio così. È stata una delusione perché non abbiamo giocato male, però siamo stati un po' sfortunati, diciamo che ci è mancato quell'input in più per segnare. Secondo me se metteva Mertens dal primo minuto era meglio. Pure io sono un po' d'accordo su questa cosa, diciamo che Mertens è un attimino più sprint. Bruno, ecco Bruno che chiaramente approfitta. Benissimo, allora io vi lascio lavorare, ragazzi, siamo sempre appunto in diretta sul mattino. Quindi allora, Bruno, quindi come hai visto, Bruno? Mai no, io sono dovuto entrare perché sono finite le cose sì, da mangiare. Sì, però mi hai lasciato. Attenzione, il... scusa, la signora sta chiedendo qualcosa. Ah, signora vuole parlare con Lucio Lucianelli. Ah, benissimo. Allora, torniamo appunto un attimo ai posti di combattimento. Bruno, l'hai preso tu il... hai preso tu il mio telefono? Ecco, benissimo, Bruno si è rubato il mio telefono. Adesso io invece andrei a domandare a loro due, sono tifosi del Napoli. Scusate, possiamo disturbarvi un attimo? Voi siete tifosi del Napoli? Lei non è tifoso, infatti lo vedo più tranquillo. Lei è un tifoso del Napoli? Ma come no? Lui me l'ha detto, ma con chi sta a telefono? Sta parlando con Ancelotti? Sta incazzando per questa cosa? No, ma non risponderà o lo aspettiamo? Aspettatelo. Aspettiamolo, dobbiamo aspettare. Bruno vieni, lui sta parlando con un call center, È un call center. Col commercio. Di soldi. Per comprare. Cosa sono i biglietti del Napoli? No, Ibrahimovic a gennaio, no? Perché ci serve secondo te una rete oppure stiamo bene con. Una rete su cosa? Mi scusi. Un attaccato. Tu sei un tifoso del Napoli? No. Ah, bene, quindi cioè, non ci aveva dato una falsa informazione. Però quindi tu. Ti interessa però se il Napoli vince o perde? Assolutamente sì, sono del napoletano, quindi preferirei che il Napoli vince tutto. Ah, benissimo, mi sembra comunque, grazie mille. Anna. Mi sembra comunque un atteggiamento fantastico Anna, da tenere. Vuoi fare una cosa? Vuoi far vedere la tua maglietta, per favore? Sì, allora. Preferibilmente senza far vedere altro che la maglietta. Questa maglia che potete acquistare in tutti i K-Store è praticamente una maglia, come dire, come vi dicevo, anche gli orecchini a rilievo di Marek, quindi è l'iconica cresta di Marechiaro che viene curata, ricordiamola appunto, da Costantino Intemerato da Quarto, che è appunto il manutentore della cresta imperiale di Marek Hamsik. Allora, ieri Marek ha raggiunto il record, grazie mille Bruno, quindi 511 presenze ha raggiunto Bruscolotti. Allora, parliamo appunto di questa cosa importante di Marek Hamsik, perché prima ne parlavamo anche all'interno del bar, perché insomma molti dicono che Marek ormai è un ex giocatore, che deve fare un po' di panchina, che non è più in grado, ma i voti però che troviamo ogni giorno, insomma, dopo le partite sui quotidiani sportivi. Bellissima questa maglia, scrive. Sì, ragazzi, Daniela Pellino. Chiaramente Marechiaro è Marechiaro. Ma la fanno anche da adulto o solo da bambino? Beh, è da adulto questa. Ah, per questo ce l'ha nel pantalone, sennò ti arrivava alle ginocchia. Benissimo. Sì, in effetti c'è, cioè, la maglia continua, però chiaramente dato... Tu la usi come camicia da notte. Sì, date le mie ridotte dimensioni, purtroppo non posso farvela vedere, diciamo, nella sua interezza. Comunque, chiedevo, quindi Bruno, secondo te, in questo Napoli, quindi nella rosa che ha a disposizione Ancelotti, c'è il vero vice Hamsik, cioè c'è qualcuno che può prendere il posto di Hamsik? Ma parli dal punto di vista tecnico o dal punto di vista del carisma e della leadership? No, dal punto di vista della leadership lo escludiamo, perché comunque Marek è sempre stato un po', diciamo, il capitano istituzionale, poi c'è stato tipo Reina negli anni passati, adesso c'è un po' Insigne come leader morale. Ti chiedo proprio dal punto di vista tecnico e soprattutto dal punto di vista della visione di gioco che ha Marek spesso di illuminare la manovra azzurra, c'è qualcuno che ha queste caratteristiche oggi? No, perché credo che Hamsik abbia delle caratteristiche uniche, che sono soprattutto quelle del senso dell'inserimento, perché si diceva un tempo che
poteva essere il nuovo Gerrard, e d'altra parte per alcune caratteristiche ricorda il campione inglese del Liverpool, perché poi per il resto non mi sembra ci siano giocatori che hanno i suoi stessi tempi degli inserimenti, la capacità di vedere la porta, la capacità di farsi trovare dai compagni, la capacità anche di trovare il momento giusto per entrare in area di rigore quando gli attaccanti gli aprono le porte. Perché ricordiamolo che Marek Hamšík ha segnato 120 gol, no? Sì. In azzurro, ma lui non è un attaccante. No, no. Marek Hamšík è un centrocampista, e questo credo sia l'anno in cui sta giocando nella posizione più arretrata in realtà. L'anno prossimo infatti a porta. L'anno prossimo giocherà a porta. Ma allora ti chiedo, né Zielinski né Fabian Ruiz hanno la hanno diciamo almeno in nuce, come dire, le ma caratteristiche. Sono giocatori un po' diversi, perché ad esempio Zielinski è uno a cui piace di più portare la palla, attacca molto la profondità ma sempre palla al piede, è difficile che lo si veda fare movimenti senza palla. Esatto, inserirsi a rimorchio su un'azione costruita dai compagni. Fabian Ruiz invece è un giocatore ancora diverso, perché è un giocatore molto più di palleggio, in quasi tutte le azioni del Napoli tocca almeno una volta la palla. Questo vuol dire che sa muoversi molto bene nel centrocampo, sa dialogare, sa farsi trovare bene dai compagni. In più credo che abbia una qualità che al momento non hanno dimostrato né Zielinski né Hamšík, che è quella della conclusione da fuori, perché sia Zielinski che Hamšík sanno calciare da fuori, hanno fatto gol da fuori, ma la potenza nel tiro di Fabian Ruiz non mi sembra che ce l'abbia nessuno dei due, mentre invece il difetto che forse ha, ma io credo sia solamente una pecca data dalla giovinezza, dalla gioventù di questo, ha solo 21 anni. Da questo punto di vista gli manca la cattiveria, si è visto soprattutto ieri, perché ieri dopo che ha saltato praticamente tutta la Roma aveva la porta davanti, se hai un minimo di cattiveria in più, diciamolo anche in napoletano, un minimo di cazzimma in più, tiri di destra o di sinistra non è importante, non e poi va a fare gol. Insigne, e invece no? Lì l'ha passata. Zielinski e Hamšík non l'avrebbero mai fatto, esatto, perché avrebbero calciato in porta. Anche a Udine ha fatto qualcosa di simile, cioè saliva, saltava tutti i giocatori e poi si fermava aspettando che arrivassero i compagni per poterla passare. Si deve un po' smaliziare da questo punto di vista, ma credo che abbiamo un giocatore di una dimensione assolutamente. Io credo che Fabian Ruiz a breve, insomma, capirà dopo due o tre tentativi, insomma, no? Di fare un regalo, comunque un'attenzione nei confronti dei compagni, e vedere chiaramente questa attenzione naufragare, diciamo, in un tiro orribile, la prossima volta tirerà da solo. Anche perché quando tira mi sembra che faccia gol, a Udine lo abbiamo visto. Infatti sì, tra l'altro diciamo anche in un modo, con una prodezza, si può dire, allora, balistica, no? D'Amore Canzoni, sì. Cavani a gennaio direi di no. Penso, ragazzi, di no. No, davvero basta con Cavani. Se proprio dovesse venire qualcuno, vabbè, Cavani già viene la settimana prossima, perché dovrebbe, esatto, tornare anche a gennaio. Sì, è questa sempre cagli, cioè, voglio dire, c'è anche, ci sono dei limiti. Allora Bruno, vogliamo ricordare, ricordiamo quali sono i prossimi appuntamenti del Napoli in campionato e va in bene. Champions. Vai. Venerdì sera 20:30 Napoli-Empoli qui allo Stadio San Paolo. Venerdì sera, che ora? 20:30. 20:30. E quindi poi sabato il mattino dei tifosi, una puntata eccezionale di sabato, spettacolo, grande qualità, molta qualità, tantissima. E invece quando si gioca col Paris Saint Germain martedì, sempre qui a San Paolo, quindi avremo il ritorno di Edinson Cavani allo Stadio San Paolo. C'è grande non fermento, proprio nelle modalità in cui avremmo voluto noi, se segna esulta, non lo so, io molto probabilmente non esulterò, credo tutti i tifosi del Napoli. Ah, tu non esulti se ma segna? Ma dopo la prestazione che ha fatto, diciamo, a Parigi, può darsi pure che si passa una volta una mano per coscienza, insomma. Dici? Ma vogliamo ricordare però un'altra cosa importantissima, ahia, Bruno. Bella, la voglio tu sapere. Tu che sei espertissimo e chiaramente vogliamo spiegare un attimo. Spiega. Perché è indispensabile che il Napoli vinca con il Paris Saint Germain, altrimenti la qualificazione è compromessa. No, perché sennò poi il Napoli dovrebbe andare a vincere a Liverpool. Che comunque, diciamo, non è che è impossibile, sì, però il Napoli a quanti punti è nel girone dei Champions? In questo momento ha 7 punti, se e non chi sbaglio. È no, la 5 punti. A 5 punti. E a punteggio pieno c'è? Nessuno. Nessuno, ma soltanto per questo il Napoli ha ancora, diciamo, qualche chance. No, diciamo che se il Napoli vince le prossime due partite in casa con Paris Saint-Germain e Stella Rossa,
può andare a giocare a Liverpool un po' più sereno. Esatto. Un po' più sereno. Mentre se non dovesse vincere con il Paris Saint-Germain, la cosa si complicherebbe, perché poi realmente dovrebbe andare a vincere ad Anfield, dove, insomma, con tutto il rispetto per il Napoli, che in casa con il Liverpool ha fatto un partitone, però stiamo parlando della squadra vice campione d'Europa, che ha dei giocatori eccezionali in uno stadio che da tutti considerato. Quello stadio, esatto, è abbastanza invincibile. Ok, va bene, allora io a questo punto... Quale punto? Questo punto, beh, farei una cosa. Cosa? Sempre da qui, appunto, da Bellone Caffè, io mi scuso chiaramente per questa voce un po' nasale, però purtroppo il raffreddore e l'età, insomma, avanza. Avanza, sì. Avanza moltissimo. Quindi noi vi diamo appuntamento a sabato mattina, dopo Napoli-Empoli, e ci prepareremo insieme anche, appunto, per Napoli-Paris Saint-Germain e il ritorno di Edinson Cavani, quindi del Matador al San Paolo. E chi più ne ha? Più ne metta. Per adesso, da qui, appunto, da Piazza dei Tecchi è tutto. Facciamo ancora tante congratulazioni a Marek per, appunto, il record e quindi il raggiungimento di Bruscolotti nelle presenze con la maglia azzurra, quindi sempre più capitano, sempre più leggenda. Un bacio enorme a Marek. Ciao, Vadiu. Sei commosso tu ieri per Marek? Sei commosso?